abbiamo una nuova indiscrezione. Infatti, direttamente da un sito molto dubbioso, ecco, abbiamo trovato le immagini, sembra, dell'iPhone 6. Ah. Infatti, se lo dici così, se me lo fai vedere un attimo, Eugenio, dal display, sì. Andiamo a vedere subito l'iPhone 6 che sembra essere estrapolato da un fabbrica giapponese. Infatti, scorriamo tutte le foto. Allora, l'altra foto, insomma, si vede un accenno della componentistica. Ma è uguale al 5. Sembra tondo, più lungo, sì, ma è uguale al 5. Stondato con. Molto tondo, basta. Io posso solo dire che è molto tondo. I colori sembrano un po' diversi, però c'è da dire che. C'è qualcosa di strano in questo video. Infatti, se guardate bene, io dubito che la Apple fabbrichino iPhone con Windows XP. E con Word anche. E con Word, non lo so, secondo me, cioè almeno un minimo di orgoglio patriottistico e farlo con i propri mezzi. No, vabbè, magari lo fanno sarebbe veramente una beffa incredibile. No, ma la vera domanda è, ma lo fanno con Word di solito? Lo fanno in Cina, quindi... Può darsi. Comunque, allora non si è vero. Sembrano foto cinesi della fabbrica di produzione, magari un modello di test. Oh, magari la Word funziona per tutto, eh. Secondo me no, cioè, è abbastanza difficile che questo sia il cellulare ufficiale, però voi guardatelo, fateci sapere cosa pensate, se pensate che sia già giunto il momento di arrivare all'iPhone 6, che è appena uscito il 5S praticamente. È uscito Eh sì, invece sì, perché esce il Samsung 5, quindi deve subito controbattere, dice. Vabbè, ma sempre così, cioè, tra giganti vince chi ce l'ha più lungo alla fine. O chi c'è prima, una mi roba piace del questo genere. Grafico, fateci sapere se per voi vince sempre chi ce l'ha più lungo oppure no. Ecco, questa è vera comunque tra questa roba qua. No, vince chi lo sa usare meglio. Ah, è vero. Va bene, potrebbe condividetelo comunque. Potrebbe comunque essere un pesce d'aprile, perché questa notizia è uscita il primo aprile, quindi io mantengo il beneficio del dubbio. Sì.